Direttore Vincenzo Letizia, buongiorno a lei. Buona domenica a te Alfonso, buongiorno agli amici a casa. Ecco, sveglio da poco dopo questa brutta rimonta del diavolo. No, diciamo che più che sveglio da poco, insomma, è stata una nottataccia a tutti noi che come siamo, seguiamo le vicende del Napoli. Il Napoli ancora una volta spune, un Napoli ancora una volta, a mio modo di vedere, modestissimo, ha avuto ancora in Mazzarri il principale artefice di questo scialbo 2-2, di questo assurdo 2-2. Soprattutto perché poi quando si passa un doppio vantaggio in ogni caso amministrare, però è andata come è andata, pazienza, avrà il Napoli tantissime occasioni a partire poi dal turno prossimo di Europa League per rifarsi e tornare a prendersi i 3 punti. Noi invece andiamo diretti verso il prossimo turno di Serie A, 13° turno, la bolletta che inizia, quella che ti dà solo Letizia, amico ascoltato, prendi carta e penna e segna tutto questo. Non hai ricordato che la settimana scorsa abbiamo centrato una interessante vincita puntando sul 2 della Fiorentina a Milano e indovinando altre parti che erano state segnate. Sì, direttore, non ho ricordato per qualcosa perché non avevo avuto tempo di giocarla. Chiaramente per l'altra volta sono intorno a casa mani vuote, quindi riapriamo una ferita che non si margina, quindi vabbè. Comunque complimenti a lei per averci visto giusto. Adesso me la gioco sicuro, quindi sono pronto con la carta e la via penna. Diciamo che ieri è stato il più forte di questa 13ª giornata con i 2 pareggi, uno che ricordavi tu e l'altro tra Juventus e Lazio. Diciamo che oggi una giornata, la 13ª, importante soprattutto per quanto attiene alle sfide per la salvezza, no? C'è questo Siena Pescara con il Siena che deve assolutamente far propria la partita, un Pescara ancora tornato all'1-6 inflittogli dalla Juventus potrebbe essere insomma avversario abbordabile per la simpatica squadra di Cosmi. Poi c'è il Cagliari, difficilmente l'Inter fallirà questo appuntamento, però per rendere la quota più interessante suggerirei agli amici a casa di puntare sui 9,5 per quanto riguarda, ripeto, il Cagliari. Poi c'è Bologna-Palermo, squadra ostica in casa, più fragile in trasferta, punterei per quanto riguarda Bologna-Palermo sul segno 1. Ultima partita che andiamo a suggerire agli amici a casa, quella che si giocherà domani sera, nell'insolito posticipo del lunedì, quella tra Roma e Torino, il Torino che non perde mai in trasferta, ma c'è sempre una prima volta, potrebbe essere questa la volta buona che la Roma prenda i 3 punti diciamo che il Torino è proprio l'avversario ideale per il gioco della Roma, essendo una squadra che non si chiude quando gioca in trasferta, e la Roma va a nozze contro queste squadre. Spalle aperte, assolutamente sì. Sì, detto che ci piace anche la vittoria della Sampdoria. Ma lasciamo stare, lasciamo perdere che non c'è nessun posticipo stasera, quindi va bene così. Andiamo a ricapitolare però le 4 partite base che abbiamo indicato. Siena Pescara segno 1, Inter Cagliari over 2,5, Bologna Palermo segno 1, Roma Torino segno 1, puntando 10 euro si andrebbero a incassare poco più di 150. Ecco, niente male per una bella domenica sera e la cena magari con la vostra, lei sarebbe davvero un bel suggello di settimana. Direttore, ricordiamo ancora una volta quello che è il portale costantemente aggiornato sul calcio Napoli e non solo. Sì, www.pianetazzurro.it per essere costantemente aggiornati appunto sul calcio Napoli ma anche su delle scommesse. Direttore, mi promette che stanotte dorme sonni tranquilli? Sarà un po' difficile, dopo queste delusioni occorre meglio metabolizzare, ma ormai ci siamo abituati con questo tipo di comportamenti del Napoli, insomma, che riesce a fare tutto quanto di buono fatto in precedenza. Va bene, un abbraccio, direttore, buona domenica, la musica può fare tante cose, anche magari essere un buon sonnifero per lei.